Siamo a Calcinelli, con noi c'è Ivan Paci, presidente dell'associazione MasterChef Calcinelli. Sì. Qui ci ospita Rifugio Gaucho, nel parco Unicef di Calcinelli, un parco molto bello e questo rifugio è nuovo, mi sembra un paio d'anni. Sì, è un anno e mezzo che è stato aperto e in un parco, è stato rivalutato anche un parco che era un po' così, all'abbandono quasi. E una cosa molto importante, secondo me, è questa. Nelle trasmissioni televisive non fanno mai vedere lavare le mani, invece prima di iniziare a cucinare bisogna lavare le mani, e questo sempre è molto importante. Come se stessi facendo un'operazione. Esatto. Molto molto approfonditamente. Nelle trasmissioni televisive dove ci sono i professionisti, secondo me fanno un'altra cosa, poi arrivano lì e cominciano a cucinare, non è una cosa giusta da insegnare. E voilà, fatto. Facciamo una ricetta molto semplice, proteica ma anche leggera. Quindi facciamo questi peperoni qua, che sono i peperoni friggitelli, sono dei peperoni nani dolci, e li faremo ripieni con del macinato e li metteremo al forno a cuocere. Bene. Allora, iniziamo, abbiamo del macinato, abbiamo aggiunto un uovo, mettiamo un pizzico di sale e andiamo a girare. Macinato scelto o misto? Misto. Misto. Sì, sì. Più saporito. Esatto. Questa è una ricetta abbastanza estiva, no? I peperoni sono adesso un montaggio estivo. Diciamo che siamo a metà aprile e questo tipo di peperoni, diciamo che questi qua sono quasi gli ultimi, ecco, da trovare, però ecco, per ricordare l'inverno possiamo farli. Ecco, a questo punto al macinato aggiungiamo del grana padano e lo facciamo a scaglie. La quantità, Ivan, un po' piacimento. Sì, beh, il parmigiano diciamo che si deve sentire, infatti lo faccio a scaglie per questo motivo, okay. Perché si deve sentire, anche non si deve squagliare totalmente anche al forno, si deve sentire proprio al palato. Ecco qua. E quantità la carne, quanta ne hai messa? Noi abbiamo 7 peperoni. Questa è mezzo chilo di carne e dovrebbe bastare per 7 peperoni. Okay. Dopo si avanza, peperoni. Mangeremo così. Sì. Arrosto che buono uguale. Allora, tagliamo i peperoni. Tagliamo i peperoni conservando anche il pezzo che andiamo a levare, perché dopo ci servirà. Ok, li usi come coperchio? Esattamente. L'anima bianca dentro, quella poi la togli? Sì, 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 dovrà essere pulito totalmente il peperone per poter aggiungere il ripieno. Ecco qua, prepariamo tutti. Una cosa molto importante è praticare un forellino in fondo al peperone. Ah, quello per svaporare un pochino. Questo qui perché per non farli rompere in cottura. Ok. E per poter fare il ripieno in maniera ottimale. Questo è molto importante. Ma questo è un trucco perché sempre che rifaccio i ripieni si spaccano, sì, tutti. Esatto. Poi andiamo con un coltello a pulire l'interno. Eccolo qua. I semini non ci sono, quindi meglio così. Questo, il bianco più ne leviamo e meglio è, perché sennò resterebbe l'amarognolo.
La parte del peperone che non si digerisce, perché alcuni non digeriscono il peperone, è la buccia o è l'amarognolo che poi uno non riesce a togliere, la parte bianca? Ma diciamo che è il peperone in sé. In sé per sé, il peperone. Il peperone in sé, perché il peperone effettivamente ha un gusto particolare. A chi piace, piace tanto, a chi non piace non lo può sentire... L'odore. Non può sentire neanche l'odore. Ecco qua. La tua Ivan è una passione. Ma sì, io ho sempre cucinato, da piccolino. Con la nonna preparavamo i dolci, i primi, i ragù. E quindi si può dire che da piccolino... Da quando ho cominciato a capire ho sempre cucinato. A questo punto possiamo, per mettere il ripieno, passiamo con un sac à poche. Ok. Allora, stai usando un sac à poche per fare il ripieno. Esattamente. Okay. La sacca, si comprano già fatte così? Perché io queste non le ho trovate. Sì, queste ci sono... Al supermercato normale. Al supermercato, sì, sì, si comprano... C'è chi fa con un sacchetto poi li taglia la punta? Anche. Beh, diciamo che queste sono migliori perché sono già sono anche più, un po' più resistenti. Ok. Eccetera. Ora andiamo a mettere il ripieno di carne. Che dovrà fuoriuscire un pochettino, ecco. Ah. Appositamente così. Ok, perché questo? Per un motivo estetico ed anche un motivo pratico, nel senso che quando andremo a mettere poi il suo cappuccio naturale, i liquidi, qualcosina che dovrà uscire naturalmente dalla cottura, avrà modo di sfogare, insomma. Anche perché il ripieno a volte sborda. Altre volte esatto. Si ristringe, poi dipende magari da quello che uno ci mette dentro. Dipende anche dai liquidi che usiamo nel ripieno. Okay. Ma con la carne che ci avanza, se ci avanza... Con la carne che ci avanza possiamo prendere un pochettino di carta stagnola e fare un polpettone. Ci mettiamo casomai un pochettino d'olio sopra. Altri ingredienti non li aggiungi, tipo pan grattato? Ma io lo lascerei uguale al ripieno dei peperoni per un fatto di linearità, diciamo, okay. nella cottura. Possiamo fare un pochettino più lungo, secondo me. La forma classica del polpettone. Esatto. Anche per la cottura, visto che andremo a fare una cottura abbastanza breve, all'interno si cuocerà. C'è chi lo cuoce senza stagnola, invece te consigli comunque di arrotolarlo. Ma sì, perché... Esatto. Ok. Infatti rimane secco a volte, no? Esatto. Ecco qua. Okay. Andiamo a posizionare direttamente... Sulla teglia. Sulla teglia. Dove andremo a mettere abbondante olio d'oliva. Sulla teglia stessa? Sì. Perché non dimentichiamo che questa è la cucina dei friggitelli e la ricetta originale dice di friggerli. Ok. Ora andiamo a rimettere il coperchietto e ce lo andiamo a fissare con uno stecchino. Uno basta? Ma mettiamo le due. Esageriamo, via. Io a volte ne metto uno ma non metto niente. Esatto. Ah ok, li passi un po' nell'olio. Esatto. Ecco qua. Tiro così. Allora, le ricette te le trovi, segui alla lettera quel che trovi, te le reinventi, perché poi uno per passione magari a volte... Ma se le reinventa o se le fa da nuovo proprio. Io diciamo che non seguo molto i libri di cucina. Sono uno che apre il frigo, guarda quello che c'è e poi inventa. Ecco, di solito l'esperienza ormai nel fare questa cernita
di materia prima, diciamo, ormai un pezzo che diciamo non sbaglio, ecco, le cose ormai le conosco bene. Serve, quindi... Inizialmente, chiaramente quando ero un po' più piccolo, eccetera, diciamo, facevo anche qualche mistone un po' strano, dipende a letto, qualche mistone, sì, un po'. Però ecco, diciamo che grosso modo ormai l'esperienza la fa da padrona. Per farti capire, un giorno sono arrivato a casa e volevo fare due spaghetti aglio, olio e peperoncino. E cosa succede? Non avevo il peperoncino. Cosa ho fatto? Me lo sono creato. Ci ho messo nell'olio l'aglio, chiaramente, che avevo. Poi ci ho messo un po' di paprika e un po' di pepe. Quindi mi sono creato il peperoncino fatto in casa. Andiamo ad infornare a 180 gradi per 20 minuti. Ok, aspettiamo. Voilà. Allora, ormai dovrebbero essere cotti, Ivan. Direi proprio di sì. Sono trascorsi 20 minuti. Andiamo a vedere. L'aspetto è molto invitante. Eccoli qua. Nel profumo anche, perché non si sente, ma se no... Il profumo è lui, diciamo, come si dice in dialetto. È lui. È lui. È lui. Bene. Non ci rimane altro che assaggiarli. Fare il test. Assaggiamo come sono venuti. La prova del 9. Certo. Ok. Allora, piatto finito? Sì, devo mettere un po' di sale. Ok. Anche sulla carne, perché ricordiamo che ne abbiamo messo un pochettino prima. Un pizzico abbiamo messo, ok, per il ripieno. Devo mettere un po' di pepe. Aggiungiamo un po' di pepe. Un pizzico di pepe. Un giro d'olio e il gioco è fatto. Perfetto. E voilà! Pronti per l'assaggio? I nostri peperoni ripieni sono pronti. Andiamo ad effettuare un test. Cottura perfetta. Sicuramente mi ustionerò. Buonissimo. We'll be right back.